Franco Battiato. Voluto ecco. Comunicare, volevo che non c'era lui era girato da un'altra parte. Sentiamo se ci risponde. Sentiamo se c'è. Ecco, mi sa che il collegamento c'è. Pronto? Maestro Battiato? Scusate un attimo. Vabbè. È la stessa cosa che è viva e che è morta e che desta e dormiente e che giovane e vecchia, queste cose infatti ricadono nel mutamento in quelle e quelle viceversa in queste. Sì. Maestro, scusi, qui è Viva Radio 2, che sta dicendo? Niente, stavo traducendo dal greco antico un brano di Eraclito di Efeso. È un normale passatempo che pratico durante il tempo libero. Ah, insomma. Lei durante il tempo libero traduce Eraclito, insomma. C'è chi fa il sudoku e chi invece traduce Eraclito. Certo. Mi piace Eraclito. A me piace il sudoku. Non avevo dubbi, se senti che le piace il sudoku. Lo lezzo delle sue scene arriva fin qui. Grazie. Mi sono permesso di fare una battuta. Ilarità. Sì. Volevo fare una domanda. Ma come vengono in mente le parole delle sue canzoni? È molto semplice, mi drogo. Ma come? Ma come? Cosa dice, scusi? Come si droga? Cosa usa? A questo punto ce lo dica. Uso Charas. Uso degli allucinogeni cambogiani. Ma che dice, maestro? Ma secondo lei una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali potrebbe mai scrivere frasi del tipo il mondo è grigio, il mondo è blu, cucuru cucu? Beh, in effetti ha ragione. Senta, Baldini, senta. Sì. Ma che sei cretino? Perché sei un cretino? Perché? Davvero hai creduto a queste minghiate? Ah, vabbè. Io non mi drogo, stavo scherzando. Insomma, le mie parole, come tu sai, mi riscrivi Manlio. Certo. Manlio, Scalambro. Lambro, certo. Manlio, diglielo tu, per favore. Tautote, di zonno, caide, di nocosso, caide, cricoloso. Manlio, sta zitto che è meglio se non pensano che ci droghiamo sul serio, però. Senta, ma Scalambro parla sempre in greco classico. Guarda, per il momento è meglio così. Pensate che il mese scorso ha parlato ininterrottamente, in copto antico. L'importante è non lasciarlo mai da solo. Ma perché? Perché? Ma lei ha mai provato a comprare a Riposto? Lei sa dove è Riposto? Sì, in Sicilia, dove sta lei, insomma. Esatto, alle pendici dell'Etna, tra Giarre, c'è Giarre e Riposto, no? Sì. Io sto a Milo, una frazione. Sì, ok. Lei ha mai comprato, ha mai provato a comprare a Riposto delle melanzane per fare la caponata parlando in copto antico? No, francamente no. Perché? Che è successo? Niente, il fruttivendolo lo voleva lapidare a colpi di carciofo. Certo. Che è sto rumore? Sono delle pietre. Manlio, finiscila, posa quelle pietre, posale, smettila che con le scintille mi bruci il tappeto, vai, finiscila. Ma scusi, cosa sta facendo? Sta accendendo un fuoco con le pietre, Scalambro. Quando mai? Sta affilando le pietre per farsi la barba. Ah, ho capito. Manlio, non vuoi farti la barba con le pietre, lo sai che hanno inventato il rasoio, sono arrivati a sei lame. Sì, è vero, c'è il sei lame anche. Chi? Dice che a lui? Sì. Gli ha regalato un rasoio, sì. Il Dalai Lama in persona. Va bene, ho capito. Che ti posso dire? Niente, era solo come un ombrello su una macchina da cucire. Niente, è ripartito. Dalle pendici dei monti Blei e Settentrione ho percorso il cammino arrampicandomi per universi e mondi. Maestro, con atti di pensiero e umori cerebrali. Arrivederci, grazie. L'avviso non mi chiama. Grazie, arrivederci, grazie, è partito per la tangente. Mente in nuove dimensioni, ancora, libera il tuo corpo da ataviche oppressioni, libera la tua immaginazione temporale e mandala al potere nel tuo organo sessuale. Grazie. L'evoluzione sociale non serve all'uomo. Maestro, non è preceduta da una rivoluzione di pensieri. Perfetto.